una vita anticipazioni, Teresa viene arrestata, cosa succederà tra Celia e Cruz, una vita anticipazioni, cosa succederà nella puntata di domani 2 marzo 2018, lo scopriamo proprio con le ultime news da Cacias 38 e le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani. Come avrete visto negli ultimi episodi è successo un po' di tutto. Facciamo il punto della situazione. Trini ha licenziato Huertas, con la speranza che la domestica non trovando lavoro ad Acacias possa andare via e lasciare in pace Felipe. A sua volta l'avvocato, dopo essersi reso conto di aver sbagliato e di aver rischiato di perdere sua moglie, mette fine alla sua tresca. Per Celia però è troppo tardi. La donna si è sentita umiliata e offesa da suo marito e al momento non sente di provare più il grande amore che li legava prima. Felipe sa che qualcosa in Celia è cambiato ma non riesce a capire come rimediare. Nel frattempo Teresa continua a prendersi cura di Mauro che in ospedale lotta tra la vita e la morte. Scopriamo poi che Simon è arrivato ad Acacias con un intento ben preciso. Il ragazzo ha una foto che raffigura la sua vera mamma, la donna che lo ha abbandonato quando era piccolo. Non ne parla con nessuno e non vuole che Elvira si affezioni a lui. La ragazza però inizia a provare qualcosa per il maggiordomo. Sa bene che suo padre non le permetterebbe mai di legarsi a un uomo povero. Ma il cuore non si comanda, e adesso scopriamo le anticipazioni di una vita per le prossime puntate iniziando dalla trama di domani. Una vita anticipazioni, è la trama della puntata di domani 2 marzo 2018. Celia è ai ferri corti con Felipe, ma vuole mantenere le apparenze nel quartiere. A sorpresa, viene raggiunta sulle scale di casa da Cruz, che pur ricercato, è tornato per riprendersi qualcosa che gli appartiene. Celia si rende conto di non aver paura del ma di provare qualcosa di diverso nei suoi confronti. Che cosa succederà in pericolo? Cruz ha fatto un gesto che lo porta a rischiare la vita solo per Celia. Pacenza saluta amici e vicini e si prepara a partire per Cuba. A casa di Cayetana, il commissario arresta Teresa come responsabile dell'incidente. Dopo che Felipe gli ha detto addio in ospedale, Mauro si risveglia, Lisre ha superato la crisi e probabilmente si è ristabilito ma Teresa ancora non lo sa.